Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Come avete notato dall'ultimo video, sono tornato dopo una lunga pausa che mi sono preso sia per prendere un attimo di pausa di vacanza effettivamente, cavolo, mi sto squamando qua con la felpa, sia anche perché proprio non riuscivo a fare video perché cioè non potevo fisicamente registrarli e non avevo il tempo di editarli. Comunque, non sono qui soltanto per parlarvi della pausa, sono qui soprattutto per parlarvi di una cosa, di alcuni cambiamenti. Ecco, come sapete, dal 13, tra pochi giorni, ricomincia la scuola, ma anche una nuova scuola, tra l'altro, dettagli. E quindi questa cosa porta dei cambiamenti anche qua sul canale, giustamente. Più che altro un cambio di orario di video. I video usciranno non più 3 a settimana alla cavolo come uscivano prima. Usciranno tutti il mercoledì e il sabato rispettivamente alle 14 e alle 10:30. Il mercoledì in teoria sempre almeno fino alla fine della serie per il prossimo iPhone e il sabato video per il capitano. Mentre la settimana prossima, che come sapete è una settimana un po' speciale, perché se non lo sapete ancora, sì, il 14 c'è la presentazione di Apple California Streaming, tra l'altro un bel gioco di parole, California Dreaming Streaming, bellissimo comunque. A parte quello, il 14, giustamente io o il 14 sera stesso o il 15 farò uscire il video. Quindi lunedì poi mi passo con iPhone, sempre alle 14. Martedì o mercoledì vediamo comunque la balada del keynote. E sabato il video a caso che esce. Andiamo un po' sulla parte un po' più nerd, magari per gli youtuber come me che non sanno come registrare i video durante il periodo scolastico. Ho risolto un bel po' di problemi che, come sapete, per chi mi segue da un bel po', mi hanno sempre limitato nella produzione di video anche durante il periodo scolastico. E forse anche il motivo per cui sono ancora 87 iscritti. Comunque, ovviamente come? Limando sul tempo di scrittura dei video e sul il tempo che ci metto a fare la foto della miniatura. Come? Non scriverò più i video tutti per intero, come facevo prima, ma scriverò semplicemente una scaletta al volo. Adesso, infatti, questo video è registrato con una scaletta e non più con il copione vero e proprio, quindi mi scuso per eventuali imperfezioni. Poi anche la foto della miniatura che prima facevo proprio dopo aver editato il video, prendevo ancora la fotocamera e facevo foto, invece adesso la farò direttamente alla fine del video come un frame. Qualità minore sì, però vabbè, per essere una miniatura piccola va bene, nessun problema. L'editing stesso l'ho già ridotto dal primissimo video, questo qui che stavate vedendo adesso per intenderci, il primo video sul processo creativo, che da quel video, che tra l'altro uno di voi mi ha dato un consiglio molto 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 utile, grazie mille, poi ho guardato anche degli altri video, specie di Efrem, La Mesta, non so se lo conoscete, e ho quasi ridotto quasi della metà il tempo di editing, cosa veramente molto molto buona. Ho risolto che forse ne avevo parlato proprio in quel video, il mio più grande limite alla registrazione, quello di registrare quando o tutti dormono o non c'è nessuno. Io ho un problema grave, devo registrare quando in casa non c'è nessuno o tutti dormono. Adesso registro, normalmente mi chiedo in camera un attimo, registro tutto. E niente, per questo video che in realtà è corto, in realtà potrei farlo durare un po' di più in qualche modo, perdendo tempo come un idiota, parlando magari un po' di novità nel keynote, ma non vai, non vi spoilerò niente, meglio da fatto lo sapete già, YouTube è pieno di quei video, quindi cerchiamo di arrivare almeno a 5 minuti. Io voglio fare gli auguri a tutti i miei coetanei, comunque tutti che state riprendendo la scuola, voglio fare tutti gli auguri, visto che comunque dai. Non mi mancava onestamente, cioè, se avessi voluto stare in vacanza ancora un paio di settimane non mi sarebbe dispiaciuto, almeno quest'anno. E comunque auguri a tutti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i futuri video, che sono ovviamente qualcosa sempre di interessante, sono mica tanto da spaccare, quindi ragazzi iscrivetevi, attivate la campanella, commentate questo video in qualche modo, come vi pare piace, come la pensate, quello che volete, commentate in qualche modo, basta che commentate, lasciate like, iscrivetevi, mi raccomando, da questo video vi lascio tutto e lì nello studio. Siamo arrivati a 5 minuti.